Allora, cosa ci consigliano? Cosa ci consig... Il nostro video di Contraband Police, se non ve lo siete visti, andatevelo a vedere istantaneamente, ovviamente. Io vorrei sapere quando dare una chance a The Last of Us Part... Manu. Manu, tua mamma. Allora. Guarda, ti dirò, forse è una casa nuova. Se riesco a fare qualcosa di carino, magari voglio fare un doppio setup. Forse è troppo uno sburdello, però sarebbe caruccio. Vabbè, poi vi narro un'altra volta. Allora, vediamo cosa c'è. Errori estivi? Ciao amici, oggi discorso interessantissimo. Aspetta, aspetta. Angelo, eravamo pazzi già da prima. Dunque, posso. Ah! Ma Angelo Greco fa pure i bloopers ora. Devono studiare. A partire dal quanto. Il più delle volte. Il più di. Il più delle volte. Mia, guarda, sto morendo di sete. E poi, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi a canale. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi a. Prima di iniziare. Lanciamo subito la nostra sigla. Ridere, che vi Nel devo dire. frattempo, 3, 2, 1. Mi fa snoffare, sinceramente. La tier list dei gelati di Dario Moccia. Non so se mi. Un giorno nella vita da marinaio. Non so chi cazzo tu sia. Neanche YouTube lo sa, però ti ha spinto questo video come una merda. E io me lo guarderò. Vediamo com'è la tua vita da marinaio, amore. Te svegli? Magna Ciao a tutti e oggi voglio raccontare Oggi vuoi quella che è la mia vita raccontare? qui a bordo, Vai. dentro la Benetti Oasis 40 metri. Benetti Oasis. Cosa c'è? Luxury yacht. Luxury yacht. Oh my god. 40 meters for a fucking boat. Isn't this insane? Oh, te apri? Immagini. Gli smortacci vostri. Smortacchioni, ragazzi, smortacchioni. Mortacchietti, mortacchietti. Me coglionetti. Sì, a vita tua. A vita tua, mortacci tui. A vita tui. Cazzo. Cazzarolina. Porca troietta. Pure trasparente qua, che non sia mai che... No, bella. È bella, bella, complimenti. Che ti devo dire? Bellissima. Bellissima. Mortacci tua. Cioè, però io vedo questa cosa, difficilmente non riesco a dire mortacci tu. Mortacci tua, cioè. Ma che è? È una città. È una città. Quante camere da letto avrà una roba del genere? Ma allora, ti compri questa barca, quando mai potrai ammortizzare questo investimento? Cioè, nel senso, cosa, la usi un mese? Dal 1 agosto al 31 agosto? Un mese? No. Cioè, vabbè. Quanto costa sta pupa? Vai, dimmi quanto costa. C'è. Dai. Ma che mi dici, cazzo? Ok. È bella. Cattiva poi, sto musazzo cattivo, bello. C'è la pista d'atterraggio?
No. Sfigati. C'avevano abbastanza soldi per l'elicottero, poi giustamente. Ok, quindi piscinozza, sdraio, conversation pittina. Ci piace, ci piace. Ci piace. Ah! Tavolo bar, praticamente. Tavolo da pranzo 4-8. 12 posti. Barbecue. Jacuzzi. Is that a fucking... No, non ha jacuzzi. Ok. Oh, sì. È la jacuzzi, invece. Sì che è la jacuzzi. Qua non l'hanno messa nella foto per essere un po' modesti, ma ci sta, ci sta, ci sta. Quanto bello, 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 bello. No, bella. Però, domanda, cioè, questa cosa qui, come la guida? Cioè, il capitano di questa nave, dove, cioè, perché qua mi sembra che siete qui a guidare? E questa è la cabina di controllo della barca, non lo so, mi sembra questa. Cioè, ti metti qui e come non vedi avanti a te? Cioè, non puoi vedere, se ci sta qualcosa sotto non lo vedi, sì. Cioè, sta tipo una telecamera davanti alla nave e tu vedi dalla videocamera? Cioè, una domanda seria questa, non so come possa funzionare. Ok. Allora, 19 persone. Posso entrarci 19 persone? Ok. 9 di equipaggio e 10 di persone, ecco. Ok, che cosa vedo da qua? Nulla. Sun deck, upper deck. Lower deck, che qua ci sono tutte le stanzette. No, ma valido. Valido l'immortale. Ah, il garage! Ah, il garage! Per quando arrivano i tuoi amici poveri con la barca piccola, li puoi far parcheggiare nella tua barca grande. Odio il capitalismo. Come marinaio, per prima cosa c'è da farvi una riflessione riguardante il cibo. Qua veramente ce n'è una quantità industriale. Comunque ci troviamo a Positano. Dopo aver fatto colazione, guardo sempre la lavagna. Isps, Level 2, all door locked per Pavel, per Ale, Gaspan, free, oh, questo lock. Tic, vicino Transformer. Ma raga, non c'è una cosa scritta bene comunque. Pieno di sangue di pesce, lo togliamo insieme Fa domani. niente. Gustoso. E qui vengono segnati tutti quanti i ruoli, tutto quello che mi dice cosa devo fare. In questo caso non devo fare una sigla. E faccio un attimo mente locale, tutte le cabine con tutte le foto di drone, tranne il capitano, che il capitano dorme accanto alla plancia. Ski è la lavanderia, normalissimo, nulla di che. E da queste C'hai due lavatrici, due asciugatrici e dici nulla di che. scale State zitto. Perché giustamente non è che puoi mettere cosa stando sul stendino. Si arriva al main deck. Il mio ruolo del giorno è quello di sistemare la barca e renderla in ordine per poter dare la possibilità agli ospiti di avere una barca a modo. Da questa porta si arriva in cucina, che è la cucina dove lo chef esprime la sua creatività. Da qui si arriva al salone degli ospiti e da qui invece si esce dalla barca. Tutta la zona di poppa, la piscina. Lì è la parte sopra della barca. Vabbè, ora mi tocca togliere le coperture e pulire un attimino questi mobili che magari ci potrebbero essere insalati, queste venate qua. In linea generale, quello che faccio in pratica è togliere le coperture dei mobili per evitare che si sporchino. È munito di pelle, spruzzino di aceto, passare tutti i punti che abbiamo saltato nel risciacquo che abbiamo fatto il giorno prima. Sì, Positano. Tutti quanti i nostri giocattoli che poi butteremo in acqua. Il Seabob, Quello è bellissimo, non l'ho mai i provato, ma giubbotti per la moto d'acqua, il casco. vorrei Comunque tutti provare quanti tutte giocattoli. queste Devo ammettere che è anche un ambiente molto interessante in cui lavorare, cose. Te lo dico. perché ti ritrovi catapultato in un mondo super facoltoso dove ti puoi imbattere tranquillamente in Michael Jordan o in questo caso in Jeff Questo qui è uno Bezos. degli yacht, questo qui è l'altro. E là c'è Jeff. Allora, ora vi racconto una cosa. A Giannutri è arrivato Jeff Bezos una volta. Questo esatto Il yacht naso qui. ci ha captato due yacht, A due yacht. Giannutri.
Cioè, lo yacht era grande quanto un riso, praticamente. Парусный, на грани. Да, по поддержке мотоциклы можно было посмотреть, кто там. Коля. Sono russi? Mi tu zia invidia un armone di yacht io. Dopo Jeff, adesso si parte. Parabolti tolti, ora mancano le cime e ci leviamo dalle palle. Dato che sarà una clip molto lunga di timelapse, ne approfitto e ve ne parlo. Ammetto che comunque è una di quelle esperienze che ti cambiano e che ti fanno capire effettivamente nella parte pratica com'è la vita a bordo. Dopo essere passati 5 anni sempre a studiare, sempre la stessa roba, c'hai un modo per capire. Perché c'è una scuola per diventare marinaio di yacht? Questa cosa mi piace oppure no? Oppure sto sprecando 5 anni di vita? Nel mio caso è stato positivo, però effettivamente mi rendo conto che se una persona non avesse avuto esperienze, ti sarebbe fatto il quinto anno, ovvero l'ultimo, quello che faccio quest'anno, senza aver ancora capito che cosa si deve fare nella parte pratica. Ok, si sì, da qui guida il pupo. Cioè, ma se ti si incaglia qua all'ancora, che fai? Ti butti e la vai a scagliare? Non penso. Se ti si incaglia qua, ti incaglia il cazzo. Cioè, la... Ancora messa. Ora che siamo fermi davanti al porto di Salerno, l'ora di... Ma poi che cazzo di ancora sarà questa barca? Tutti i giocattolini. Di benzo e si tira fuori il tende. Ah, questo è il tender. Questo è il tender. Fatti tutti i giocattoli, ora tocca al tender. Vaffa, è una barca, non è un tender. È la moto d'acqua. Il tenderino è un gommoncino così che se te, che te devi bilanciare, se no te dei capovorti. Poi si prende. Quindi sto olio è risolto, quindi? È apparato, nel senso è stato staccato il tubo che serve per il controllo del, dei livelli dell'olio, quello che si è scoperto. Guardi, faccio il bagnino, effettivamente, evitando che cose che si possono annegare in mare, non si sa mai. Faccio un po' di merda, credo che si senta. E adesso che tutti quanti hanno finito di fare il bagno, è finalmente arrivata la pausa. E adesso che sono? Le 2. Dalle 2 più o meno alle 3 c'è una pausa. Dalle 3 poi alle 6 di solito ci prepariamo, facciamo cazzi e mazzi, non lo so nemmeno di cosa facciamo. E poi si parte e si va in porto. Cioè, quello è il tender, ragazzi. Là, si va a casa. Cosa che sono già alle 6. Video di Paolo che la Jersey poi non facciamo. No, si è fatta. Si è fatta una certa ed è l'ora di andare a togliere tutto e si torna in porto. Chi sta lasciando sti cazzi giù? E adesso che abbiamo tolto tutto si toglie pure l'ancora che a casa. Direzione Salerno. Cioè, se lavori lì tu puoi fare un bagnetto. C'è sta l'accesso al mare per i lavoratori. O... cioè, come funziona? Scendi da dove va il tenderino? Comunque la navigazione di oggi sarà super corta, quindi c'è soltanto 30 minuti. E bene o male in 30 minuti riusciamo a preparare infatti tutta quanta la manovra. Infatti preparate i parabordi, preparate le cime per la manovra.
siamo pronti per l'ormeggio. Piccola nozione culturale, per chi non lo sapesse, noi dato che ormeggiamo di coppa, prepariamo sia le cime principali di diritta e sinistra, che gli spring, batticoli, che sarebbero quelli che sto preparando ora, che hanno lo scopo di evitare momenti oscillatori. Ovviamente le cime di diritta e sinistra sono le più importanti, ovviamente per evitare rischi si mettono. Arrivate in botto. Problemi di bel calzo. Conclu. È arrivato allora. Papà. Pulisci il fuoco. E magni. Si dice senza. Io dico. Quanto è da americani questa cosa, l'insalata con la pasta? Grazie. E adesso che se ne sono andati tutti quanti gli ospiti, non di solo a cena, tocca sciacquare la bocca. Tocca farci. Si tocca. Sì, io di solito attracco sempre di bocca. Tocca, se non tocca, non tocca. Finito di sciacquare. Comunque io i tender a cui sono abituata... Cioè, questo per me è il tender. Capisci? Quindi quando mi vedo questi qui, che come tender mi tirano fuori, dove sta? Dove sta il tender? Cioè, sto qua. Là, siamo a casa! Cioè, Coco, cioè, questo è il tender. Questo è il tender loro, questo è il tender che conosco io. Questa è una barca, non è un tender. Porca troia. Vabbè. Che dire? Air like dove piazzo, pupo? Hai fatto altri video? La mia trasformazione fisica, ho perso più di 10 kg. Oddio, perché io questo bambino nella prima foto l'ho visto? Vabbè, magari è andato su TikTok, mi è uscito. Vediamo cos'altro c'è di bello. And you see in a world of full imagination. Vedi Blur che fa la carbonara. Questa? E soprattutto, se c'è una cosa sicura, è che oggi vi insegno a fa una carbonara come Cristo comanda. Non quegli abomini che vedete. Delle carbocreme di Francesco Marzano che si mette là a fare cose col cortellaccio e via sghiaccio dicendo. Sti soldi. A mo' se mettiamo a fare, Ammortacci livello 13 della anche perché c'è tutto fuori. Sua. C'è il guanciale. Il guanciale. 50 K sabato. C'è solo un problema, una cosa di cui dobbiamo parlare. La carbonara verrà fatta con la pancetta. No, non c'è il guanciale sull'isola, non esiste, non c'hanno il guanciale, vabbè, quindi d'accordo. Non si può fare nulla, ahimè. Anche se vai nei reparti comunque. Quelli gourmet di Cristo, il guanciale a Gran Canaria non esiste. Ce siamo. Questa è la postazione tua davvero? E dico i passaggi della carbonara, visto che siete degli ignoranti di merda. Prima di tutto se mette in questo caso la pancetta a rosolà, poi non è il termine giusto, non ce ne frega un cazzo. Sulla padella, senza niente, senza burro, senza olio, deve morire nel suo grasso. Quindi parti con un fuoco basso e poi aumenti il fuoco, perché la lasci morbida dentro e croccante fuori. Scemi babbi di minchia che la mettete subito a fuoco alto. Poi... bisogna mettere l'acqua, train. Poi bisogna mettere il pecorino, più pecorino che parmigiano, vabbè in realtà quello che non cambia un cazzo. Poi le uova, quante uova usate per fare una carbonara, un piatto di carbonara? Io un uovo intero e mezzo a persona, cioè no scusatemi, un tuorlo e mezzo a persona. Persona, quante ne usate? Due tuorli, sbagliato, ignoranti stupidi. Quattro tuorli per un piatto di carbonara. Sono tanti? Assolutamente sì. Ma ci piace bella con la cremetta.
4 tuorli, fra, ma non è che ti servono 4 tuorli per fare la cremetta. Ah. E basta uno. E ci piace pure breve, per faccio venire una sincope al cervello. È davvero, ti fa giocare il fegato. O nel caso 2 tuorli e un uovo intero. Cioè 4 tuorli, mi stai a dire che per 2 persone so 8 ova che vanno via, zie. O 3 tuorli e basta. A me mi piace bella cremosa e poi non me ne frega un cazzo di morire giovane. Un uovo e un tuorlo a persona. Mannate una vaffanculo. Ma te viene porco dio, ti viene una frittata. Un tuorlo e un uovo a persona. Lasciamo babbo di minchia. Via il cazzo, porco dio. The Sound of Flow. Mi dimentico sempre cosa sono le live di burra. Se lo riesco ad accendere, questi cazzo di forni hanno un problema di fondo che è A tratti sembrava un stream della PAMI. Ma sta a 16, del livello 16 del live 3. Non va, zi! Non va! Non va! Porco Dio! Non va! Ogni volta pure quelli in cucina la stessa cosa! Ma vaffa! Ma che cazzo è cambiato? Perché adesso è andato? Per ricordarti anche se piove che è una splendida giornata. Perché adesso è andato? Dimmi, dammi una motivazione per il quale adesso è andato. Io ci credo allora. E io ci credo. Vabbè. Tieni premuto quel pulsante, porco Dio. Non è che lo devi tenere premuto. Come la fai? A me mi piace bella grossa. Tagli due bei pezzi di pancetta. Allora, bam, bam. E mo famo dei pezzi. E mo li tagliamo a metà e famo dei bei pezzi ciotti. Andiamo a mettere un po' di grana padano, bello pulito dei Zanetti. È un giocatore sopravvalutato. Uno dei tanti dell'Inter. Le porzioni sono cazzo di cane. Però trastate il molecolare, ci metti un po' di parmigiano, tanto devi andare a occhio. Dai che l'importante è metterci un po' più di pepinas. 100% plasticos. Queste sono fatte le plastica, ste uova. Che dovevo tirare fuori tazzina di nonna, che me so dimenticato. Me so dimenticato. Tazzina di nonna. E metteci gli albumi. E guarda che pulizia. Sto coltello inficcato guarda così. Guarda che amore. Guarda che amore che c'è. L'amore. L'amore. Come passa da una parte all'altra. Quindi ci devi mettere almeno 30 sub di pepe. Ci devi mettere. Quindi non vi mettete paura per quanto ce ne metto. Ce pensi? Se ne hanno giustate 5. Se è partito l'alerta 10. Sono partita una domandina zia ai 2 di notte. Bam! E molto è partito il coso da 30. Olè! E io c'è il culo, deve essere aperto. Voglio scureggiare. Voglio lanciare merda dal culo. Sapete questa come si chiama? Si chiama condimento dalla carbonara, non si chiama carbocrema. Portacci vostri food blogger rincoglioniti pezzi di merda che ancora la chiamate carbocrema. Ogni volta che la chiamate carbocrema muore un romano. Letteralmente a Franchino gli esce fuori un'altra bolla in faccia. Avremmo dovuto mettere un attimo prima noi l'acqua. Ci siamo dimenticati, ce la metti già calda. 6000 IQ. Poi altra cosa. Ma raga, ma quante ore fa di live Blur al giorno? Cioè, perché se questo è il livello di energia che ci mette. Di norma si mette, non si mette il sale nell'acqua nella carbonara. A me mi piace metterci proprio un goccettino, un pizzichino di sale non grosso, ma fino. Poco poco. C'è un processo intrigante questo, Bisogna levare la pancetta senza perdere coso. Quindi in realtà mo buttiamo la pasta e tocca aspettare. Inizia alle 9 e stacca alle 5. 8 minuti. Allora, altra cazzata che vi dicono tutti. Mo' ve faccio vedere, oggi che sto a fare proprio scuola, Come capì la porzione dei spaghetti? Tu prendi gli spaghetti che te pensi che te possano piacere. La cosa che ti fa capire... Però carbonara di spaghetti a me mi piace. Se sei in una misura, ovviamente non devi essere nella media. Se non sei però nella media della dimensione del pene, se tu ti vai a mettere una buona porzione nelle mutande, così, e non ti tocca il cazzo, o ti senti che ti tocca il cazzo dopo un tot, allora va bene. Non me l'ha ancora toccato, è arrivato adesso in punta. Significa che ho preso una porzione tale che per la mia vita, cioè per il mio come cazzo si chiama, zio Pera, va bene, perché è la stessa regola della L, però è per questa parte, praticamente.
Ok. Finimenti, yeah, precisi. Ricordatevelo. Belli, cazzuti, in tutti i sensi cazzuti. Nel ventre che fai tutto questo, arriva la prima mossa del giaguaro. Piccola scottatura bagnomaria. E annaccia, appoggia poi questo sopra. Il problema è che se ci appoggi questo sopra, chimicamente salzerà una certa anche lei le bollicine. Quindi andiamo a fare un bagnomaria. Boom, elevato, cottura inventata da me. Quindi lo tieni un po' così e lo giri. Perché lo devi un po' cuocere, giusto? Gli devi dare un po' di una scaldata. Come capisci quando hai cotto bene l'uovo? Ci vai a ficcare? Uomo grigio. Fai così. Se la parte sopra dell'uovo non cola, allora hai cotto bene. A mestolata gli avevo... È valido come mette. Però gliene mettiamo di meno di quello che serve in realtà. Metti un po' di meno. Metti il giusto. Subito, pupa. Però il colore è pulito, eh. Forse è un po' l'altro po' di pecorino. Infatti hai fatta liquida un po'. Concetto un più di pecorino ci andrebbe. Vabbè, però è giusto. No, ma basta, porco Dio! Vabbè, se sarà cotta bene, vabbè, nel caso vi dico che la cottura è perfetta pure se non è vero. Tanto fanno tutti così, cazzo mene. Mo' frate, atroce. Questa è atroce. La pasta, volata, sì. Butti tutto dentro. Che cazzo sta a fare? Senti al volante intanto te... Porco Dio, il grasso. Vabbè, ce lo buttimo, ma che cazzo te frega? E vedi, lo sapevo che mi sarei dimenticato un passaggio. Ce lo vai a mettere mo'. Ragazzi, è così caotico, regà. L'ho dimenticato. Ma volevate pure ricordare, figli di puttana. C'avete la mamma che è troia. Qua c'è ancora del vapore. Ed è adesso che vai a mettere questo qui. E ce la vai a cuocere sopra. Perché? Perché se deve addensare è giusto. Fai così. La metti al volante. Porco Dio che sbocco. Ti mangi la merda. Ma che sbocco. Guarda che sughetto. Mamma, che zella, è acqua. A zuppa, ho capito. Ci metti il coso. Davvero è una zuppetta. Ci metti l'istante di sta faccetta di merda. Che è? Hai fatto il piatto degli ultimi 15 anni. Questa sì, semplicemente la devi cuocere un attimo di più e se la prende il sugo. Se la prende in maniera tale da non farlo cuoce come... Perché sta tutto così imbronciato? Se fosse una cosa. Sta imbronciatissimo. Perché mi viene finestra? Non puoi cuocere una finestra. Ovvio che liquida. Tiè, vado all'assaggio, tanto sarà una de Cristo, perché ovviamente sono mostro. Ah, bonus brodo alla carbonara. Sono mostro, come sempre. Sono fenomeno. Tiè, guarda che meraviglia. Ah, voi sì, non ci capite in cazzo. Tiè. Oh, non c'è sta il sughetto, no, non c'è sta il sughetto. No, non è la pasta bene. Fa schifo e tutta zuppa fedi la BD. Scusa, Cracco. Fammi un piacere. Leccami le palle. Easy. Buona. Cioè, ci sarebbe da metterci sopra un po' di pecorino, un po' di pepe. Ma appunto, il pecorino è finito. Il parmigiano mi fa cagà. Ezio, la pancetta. Pancetta fa cagà. Quanto screzio la pancetta, porco Dio. È veramente inutile. È un fenomeno. C'è un fenomeno. E il problema, sai qual è? Che tutta questa la devo mettere in frigo. E lo sai che. Altro che sughetto e carbonara. Questa frate la tiro fuori dal frigo. Bella, che porco Dio è uno schifidol. Cioè ce fai le cose. Mi ha fatto ridere. Ce fai. Perché tanto mo non me la magno. Non me va. Il pupo sta tutte è stato le tutti... sere così Twitch blur. Ma avete mentito? Mi hai detto ogni giorno dalle 21 un po'. Sono le 22 un quarto. Non ci sta in live, eh? 8 ore di diretta. Ah, spoiler. E se penso... Io non l'ho mai fatto... Allora, inizia la live con 69 abbonamenti. Finisce la live con... Amo.
dopo 39 minuti di live, incluso il pre-live, ha fatto 400 meme sub, per ragazzi. Pochi lui dice, lui ti mette che Marza in una carta. Nulla. Stasera non c'è perché sta male, cazzo, mi dispiace allora. Mi dispiace. Promuovere il trattamento etico degli animali. Stati dentro al ciao, chi è? Bertra sei tu? Anch'io ti do un bacio in bocca con tantissima lingua. Oppure Totta. Anche a Totta do un bacio con la lingua. Perché se è perché si lamentano che gli animali vengono maltrattati nei cartoni animati, cioè, vi prego, andiamo a fare qualcosa, cioè andiamo a trovarli alla loro sede, parliamoci, c'è un problema. Poi magari c'è un qualcosa che non conosco dietro, vediamo. E cosa c'è di male, direte? Stanno facendo una cosa basata. Mi hanno inventato sta parola probabilmente per riferirsi a quanto sia sbagliato l'abuso sugli animali. Oh! Allora perché un'organizzazione che fa una cosa così benevola è odiata da tutto il mondo? Perché sì, ragazzi, basta farsi un giro su internet. Non voglio reactare a te che reacti a Paul. Odiano il PETA. E con il passare di probabilmente Karen, anche tu che metti stai pausa. Guardando li odi fai senza un commento. Sono proprio quei baboons con le maschere degli Anonymous nelle piazze che mostrano da dei televisori fai macelli qualcosa. Degli animali. Scommetto che li avrei visti e avrei detto tra le varie attività del PETA però ci concentreremo sulla loro guerra continua contro Karen, i videogiochi. E che problema hanno i videogiochi? Do semplice, something. Gli abusi contro gli animali. Dai vabbè, ma senso? Si lamenteranno di due giochi in croce in cui succede, va là. E invece no, amico mio, sono molti più di quelli che ti immagini e hanno tutti una cosa in comune, una famigerata crudeltà sugli animali. Partiamo con calma. Questa è una lista di giochi così lunga che devo scegliere quelli più eclatanti. A partire da Call of Duty, in cui la mente. Oh, volevo vedere gli altri che facevano. Sì, chi è? Guarda. Stanno giocando al raft, ok. Guarda qui, e io sono baitata da questa cosa, scusate un attimo. Però mi manca un oggetto. No, non sono soddisfatta. Non sono soddisfatta delle live. Ora gioco a Jogaster. Perché io, lo sapete che continuo a pagare ogni mese Jogaster? Da anni. Non so perché, ma continuo a farlo. Continuo a farlo per sempre, probabilmente. Allora, beh, Totta, siamo ad agosto comunque. Lo stesso Karen non mi ha detto mi vuole dare un grandissimo bacione. E allora, Classic Maps, Quick Play? Medium, ma minchia, hanno cambiato tutto pure qua. Dai, facciamo un po' di Strix e cantiamo un po' di musichette. Stay in my memory. Come challenge, ok. Play, two minute, moving aloud, ok. Vabbè. Direi che... dai, da un sacco che non gioco cazzo a questo gioco. Questo robo come si chiama? Come si chiama? È tipo da ste parti qua. Tipo da ste parti qua. È qualcuno da ste parti qua. Fammi spizzare targhe delle macchine. Cazzo, un botto che non gioco. Thailandia. Ok. È Thailandia. Meeting with parking lots. And that's the thing about illicit affairs and clandestine meetings and long stairs. Oh, allora. Oh, dove cazzo sta?
Nord. Ok, il sole è a nord. Quindi ci troviamo nell'emisfero sud. Cartelli gialli. Da che parte si guida? A destra? Quindi è Australia e Nuova Zelanda. Oddio, no, Finn, scusa, quello è spagnolo? Francese, che cazzo era? Finn è francese, queste sono le mie conoscenze. Dove si parla francese? Ho smerdissima, madonna, quando ti fa crollare così in un punto a caso, ti giuro, lo odio questo gioco. Qualche posto qua in basso dove si parla francese. Le colonie. No, il Cile. Perché cazzo si chiama parla? In Canada si parla francese, no, ma era emisfero del sud. Don't call me kid, don't call me baby. Look at this idiotic fool that you made me. Vabbè, questa è Sud America, palese, Messico. Damn well, for you I would ruin myself a million little times. Ok, un posto americano, però si guida... Oddio, raga, mi ricordo. In Italia dove si parla? Dove si guida? A destra o a sinistra? In Italia si guida a destra o a sinistra? Io ho sempre questi grandissimi vuoti di memoria importanti. Inizio a sfattonare più che altro. Qui nana? Questo è Nord Europa. Questo è pesanti vibes. Nord Europa? Western. Perché Bert è in vacanza, lol. Ok, Unione Europea. Hairpin fob. Io la voglio sentire! Vabbè, Nord Europa, Strat, tante bici, Olanda, potrebbe essere Olanda, Paesi Bassi, insomma. Allora, devo trovare una scritta, ho scritto IC, perché in olandese IC è IK, BE, Belgium. Forse arriva dal Belgio. Ah, sì, dai, ok. You left me gone. Vabbè, questo è Tedeschia, allora, parliamo. Dove si parla tedesco? In Austria, Germania o Svizzera? Però questi cartelli sono i cartelli da Nord Italia. Sì, da Nord Europa, scusatemi. Quindi quella più a nord Europa è la fottuta Germania. Questa è Germania, ti dico di più, non è Germania. Che cazzo di lingua è questa? Ah, quello che sembra tedesco manca un po', Polonia. Ah! Minchia, questa è Russia. Scusate, mi sembrava solo triste, allora dico Russia. Qua parlano in cirillico. Non dico Russia, qua ci sarà un dominio palese. .ru, dammi un punto ru. Ah no, questo però non è... No, questo non è russo. Questo è greco. Questo è fottutamente greco.
Oh, Capripanna, mi devi dar tempo d'arrivacce. Mo' è Cipro, madonna mamma. Questo Nord Europa. Nord Europa o tipo il Trentino Alto Adige, letteralmente non rimango con nessun'altra opzione. Questa è anche un'Austria molto probabile. Minchia, troppo austriaca questa cosa. Fra, estremamente austriaca questa cosa. Cioè, ho solo questa strada per indovinare? Vediamo questi cartelli qua. Se possono vedere sti cazzo dei cartelli. Una mezza bandiera. Non c'è sta un cazzo qua. Cioè, non c'è nulla. Non c'è nulla. Se non sto scena cosa. Sto ego mostro. Dove cazzo vado? Vabbè, allora via. Vabbè, se non posso andare da nessuna parte, mi metto a Austria allora. Secondo me è Austria. Una delusione questa vita, ragazzi, una delusione. Perché quando ti lancio in questi posti inutili, dimenticati dal fottuto... Sembra una bestemmia questa cosa, comunque. Vabbè, Nord, però questo, quando ci sono queste cose nel cielo, era un posto specifico. Ma io ovviamente non me lo ricordo, perché ho una cazzo di vita. No, mo, ti prego, cioè, non mi puoi fare questa cosa qui. Ma io come cazzo capisco dove sto... Gotta laugh at the stupidity of me some real big Brochuk. One look fine, I should have known it was strange. I used to think I was smart, but you made me look so naive the way you... Senti, Moldova, fanculo. È impossibile, è possibile indovinare quando è così. Questo è Nord Europa. Nord Europa, non so perché l'ho detto con così tanta convinzione, sinceramente. You were bad, bad news. Why you call them crazy too, you're so convincing. Vienna, Austria. Little frail can figure out as I know it and I know that I will. Vorrei dire dove siamo, ma penso che verrebbe bannata. Mamma. Won't look fine, I should have known. You only. Amo, cioè, mi devi dare una scritta leggibile. Caracaia, ma. Dai, Daniel, non fare il fan medio di Blur, porca troia. Scusa, non voglio in realtà scherzare Blur, mi sta pure mezzo simpatico, dai. Tu. You said it was true love, but wouldn't that be hard? Non so, no, non è Swatini. Swatini, perché poi è Swatini? Minchia, se ora è Swatini, no, non penso proprio sia Swatini. Allora, sicuramente... Ah, no, ma che sta vegetazione mi manda un po' in panico, onesto. Poi quando ti butta in queste vie senza nulla, cioè fottutamente dimenticate da Dio, mi viene da piangere, mi viene da lacrimare, da attivare i miei dotti, i fottuti dotti lacrimali. You saw me photo. No, non è Austria, non è Austria, ma. Non ci sarei mai arrivata, fra. Mai. Mi sembra rumeno. Ah, bandiera della Turchia questa.
Di nuovo nord. Not very Nord Europa da parte tua, but molto very Russia. Ah, est Europa, pesantissima est Europa. Mai visto una cosa più est Europa di questa, cazzo. Ciao, bandiera. Dov'hai vista bandiera? Dove la conosci Marzia Pellegrino? Come la conosci Marzia Pellegrino? Oh, sono stupida io, ma non la vedo sta cazzo di bandiera. Vabbè, o Russia o Ucraina. Queste sono le mie due final guest. Ma che risulta? Non c'è scritto un cazzo. Slurpi, guys. Un po' troppo verde per essere Russia, sincero, questo è il mio... È il mio final. Russia, sì. Che culo. Inghilterra? Oserei dire con quasi assoluta certezza che è Inghilterra? Regno Unito? Ah, qua come me li conta? Target giallo, il Regno Unito, ma guarda se muoio Irlanda, mi metto a piangere, cazzo. Dovrei imparare come distinguere Irlanda e Regno Unito. Catforth. Oh. Slow down, save lives. Bandiera del Regno Unito e dell'Ucraina. Conoscendo l'odio che ha l'Irlanda per il Regno Unito, posso con assoluta certezza dire che non è Irlanda. Qui anche... Sud America. Ovviamente Sud America, obbligatoriamente Sud America, perché sennò avrebbero le targhe europee. Venezuela. Perché una gigantesca bandiera del Venezuela? Perché mi devo scambiare così? Eh no, però quando mi mandi così nella savana, nel nulla, io ti dico Madagascar. It's okay, we're the best of friends. Anyway. No, però quando mi fa ste cose io mi incazzo, ti giuro, perché non puoi fare una roba del genere, non mi puoi far giocare così a questo cazzo di gioco. Cioè, ma guarda, non c'è nulla. Datemi una scritta, qualcosa. Inglese o francese? O neutra? Gold. Allora, io voglio sapere che cazzo di colonia era.
questi colori. Posso restare su questi colori? Sapendo che quei colori sono quelli del Sierra Leone? No, era il Senegal. Vabbè. No, non così lontana comunque, insomma. Lo sapevo che era una di quelle. Lo sapevo che era una di quelle. Sweat and tears for this. No, ora non mi fotti, pupa. Sono fortissima. Sono fortissima, cazzo. Questa che se vi è piaciuta questo trucco, eh? Questo trucco vi è piaciuto, spero. Spero vi sia piaciuto questo vero momento gaming. Ma non me lo puoi bloccare! Nurturing, Nurturing, Bien Ren. Fiore pa... c'ha l'umlaut. No, non è l'umlaut, è la... No. Qui il cerchietto sopra il testo. È di ste parti qua, di ste parti qua, sta merda. Fammi vedere se c'hai targhe europee. C'hai targhe europee? Eh sì che c'hai targhe europee, grazie al cazzo. Tu che c'hai? Questi sono le sue cose di roba, se no dicevo... Varsavia. Allora, alla O barrata c'ha le cose che finisce in Holm. È Sweden, ragazzi, questa è Svezia. Questa è Svezia, io percepisco che sia Svezia, ma lo stesso userò questo minuto rimanente per avere la conferma. Però io sono fortemente convinta sia Svezia. Eh sì, è Svezia, ragazzi, sono sicura. Ma non mi puoi dare Denmark due volte di fila. Non mi puoi dare Denmark due volte di fila, fra. Don't love you anymore. Questo è Spagna. Questa è la Spagna. C'era scritto nel cartello. Allora, questa è Spagna, perché c'è scritto in spagnolo. E ci sono le targhe europee. Sull'Italia, ragazzi. Sì, però ancora queste stradine di campagna. Questo è il nuovo Regno Unito, comunque. Sempre Regno Unito, Dublino, insomma, una di quelle! Allora, le mie palle in quel momento come quelle pale. Edinburgh. Se c'è il berg finale mi sa più di Irlanda. Beh, nessuno dei due, evidentemente. Sì. Che cazzo di tedesco strano è questa cosa? Sì, Berg e Deutsch, Haus e Deutsch. Però questa mo non è tedesca, secondo me. Secondo me è una di quelle merdate Austria di nuovo. Fratello giallo e Deutschland 100%. Dai. Dai, stai in the chillong. Paese ai bassi. Ma no, perché il tedesco e l'olandese sono un po' diversi. Tipo il tedesco usa il CH mentre l'olandese usa la K e basta. Quindi tipo ich è IK in olandese mentre è ICH in tedesco. Tutto questo, ragazzi, perché io so una canzone in tedesco bellissima. Pau, Paulintie. Non una canzone in tedesco, conosco una canzone in olandese che si chiama Kind van de Duivel. Kind van de Duivel significa tipo bambino dell'inferno, una cosa del genere.
ed è tutta questa canzone del bro. Ormai ho, cioè, questa l'ho persa, non ho niente cercato nulla, vi sto solo raccontando la mia cazzo di storia, ed ero felicissima. E poi facciamo una listening di quella canzone, perché mi casa a merda. I can love. Questa canzone assieme ad un'altra hit chiamata Drunk and Drugs sono due grandi, due importanti hit. Vedi, Ick Bin è importante. Sono delle canzoni che non so come io ho conosciuto nella mia vita. Mama Ja, ich hoffe nicht, der Heiler feiste, also vergedag hier, me laste, ich hoffe, dass ich diese drei Otman begraffen ist. E tu mi dici, io so cosa significa questa cosa. Allora, più o meno, ti posso dire che, tipo, allora, allora, ich bin ein Kind von der Teufel, Kind è bambino, bambino. E, van de Teufel è il vengo dall'inferno. Io sono un bambino che viene dall'inferno. Mamma, non la leggete bene. Mamma, non ci puoi fare niente. Tipo. E gioite perché saranno i miei ultimi giorni qui. Fate una festa al mio funerale. Begrafenis e funerale. Vediamo se sto dicendo reverso context, vediamo se ho detto una cosa giusta di tutte queste. Allora, agree and close, inglese, italiano, vorrei gentilmente olandese, italiano, grazie. Io qua posso fare un copia e incolla del testo? No, non posso fare un copia del testo? Ma che messa a dire? Ok, basta il primo perché poi si ripete. Vediamo se l'ho azzeccato. Maybe later, ok. Sono un figlio del diavolo. Ok, devil e diavolo. Mamma, non piangere, festa come ogni giorno. No, ma non me l'hai tradotto tutto. Sono un figlio del diavolo, mamma. Non devi piangere, festeggiare come ogni giorno. Qui è l'ultimo, spero che la suonerai al mio funerale. Ok, vabbè, dai. Più o meno ci stiamo, più o meno. In ogni caso sì, un testo particolare per questa canzone di Hebrew. Io conosco solo questo. Mi piace 11 brani, falso, ho messo su, mi piace all'album probabilmente. Però c'è Steve Aoki nella sua fotina, il che mi fa pensare bene di cose. Cioè, senti quanto è cattivo. Fuck it. Vabbè, una cattiveria innata, l'amo questa canzone. Però l'altra è Drunk and Drugs, questa è un po' più commercialona. E qua c'è pure una reppata importante. No, non c'è il testo. Questa è una bella reppatona. Tra l'altro noto che c'ha la figlia nella foto. Ragazzi, questa canzone... Non so che cazzo dice. Ronnie Flex. As a bitch will chillin. As a bitch will chillin. I show speed. Wow. Junk in jugs. Non lo so, ragazzi, posso solo dirvi che vi consiglio questa canzone.
È una hit. Che problema. Vabbè, bella, 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 ci piace, basta, questa era una cosa che volevo far vedere oggi. Questa è una cosa che volevo far vedere oggi, ora abbiamo 15 minuti di live e poi ci diamo un grande bacino in fronte. Non male, grazie, sono felice, Yugin, che ti piaccia. Io credo nelle canzoni olandese. Io credo. Oh. Allora, ma vi dirò, se per voi non è un problema, via se stacchiamo questi 15 minuti prima. Vi do un bacino e vi dico che vi amo fortissimo. Sì, grazie che mi date il via libera, ragazzi, voglio bene, voglio bene. No, scusate, che mi hanno appena scritto per organizzare un viaggio, cioè mi hanno scritto prima per organizzare un viaggio, ma io sono una persona diligente e metto il non disturbare quando sono in live. Ora che si è giunti alla fine della live, ho preso il telefono per controllare, vedo un'organizzazione dell'estate prossima, minchia, manco è finita quest'estate, faccio... E quindi ora c'ho l'ansia e se proseguissi la live, pensare solo a quello e non vi riuscirei a dare tutto l'intrattenimento che vi meritate. Quindi, ragazzi, noi ci vediamo domani. No, raga, non ci vediamo domani. Allora, fammi una cosa. Io non so domani se esco o meno. Se esco, non vi inculo. Se rimango a casa, però facciamo lo stesso la live, sempre 20-23, sti cazzi, tanto sto a casa, ne dove altro. E, se esco, invece, vi balzo. Quindi entrate nel canale Telegram, perché lì vi dico alla fine se faccio la live o meno. Ok? Ci piace come cosa? Ci piace? Spero di sì. Un grande bacio. Ciao ragazzi. Ci sentiamo domani forse, se no ci sentiamo sicuro sul canale Telegram.